Per migliaia di anni gli uomini hanno vissuto come animali, poi a un certo punto è accaduto un miracolo che ha scatenato il potere della nostra immaginazione. Imparammo a parlare. Da qui è avvenuto un meraviglioso viaggio verso la libertà. Queste sono le parole con le quali il grande astrofisico Stephen Hawking ha collaborato con i leggendari Pink Floyd per la registrazione di un brano, Keep Talking. Chi più del grande astrofisico ha incarnato e rappresentato il valore della libertà? Nonostante la sua malattia, nonostante il fatto che fosse imprigionato in un corpo che non rispondeva a nessun comando, Stephen Hawking ha compiuto della propria vita un vero e proprio capolavoro. Amava i suoi libri, amava le sue ricerche, i suoi studi. Ha incarnato la citazione di Albert Einstein, la forza di volontà è la forza motrice più potente al mondo. Stephen Hawking ha realizzato tutti i suoi sogni e tutto quello che poteva compiere nella propria vita ed è stato un uomo libero. Un'altra figura importantissima che incarna la libertà è sicuramente il più grande cantautore italiano, Fabrizio De André. Attraverso i suoi testi, le sue canzoni, la sua musica, lui ci parla e ci lascia un'eredità importantissima riguardante la libertà, come il suonatore Jones, uno dei suoi protagonisti delle sue canzoni, che è riuscito a compiere della sua vita un vero piacere e non un mestiere, e non essere schiavi dell'immagine da dare alla società, come invece aveva fatto il protagonista della canzone Un matto. De André è riuscito a capire ciò non subito, ha impiegato tanti anni per capire davvero quello che voleva, quello che amava fare e quello che lo faceva sentire libero. De André ha capito anche che per essere liberi non bisogna essere ricattabili, soprattutto da un punto di vista emotivo. È stato capace di lasciare il lavoro sicuro dall'azienda di famiglia. Ha rifiutato qualsiasi modifica ai suoi testi che all'epoca parlavano di temi scottanti, temi scomodi, temi che non facevano piacere. Questo è un tema quanto mai attuale. Quanti giovani ragazzi, quanti giovani studenti universitari non sanno cosa volere dalla propria vita, non sanno cosa fare della propria vita. De André ci insegna appunto queste tre cose. Per essere liberi dovete ricordarvi sempre di non essere ricattabili, di amare quello che fate e soprattutto di sapere cosa volete davvero nella vostra vita. E siate sempre uomini liberi.